Allora, Roberta, hai strigliato un po' le ragazze, anche te stessa dopo la partita con la Spagna, avevi detto chissà se uscirà un'altra delle nostre perle. È uscita. Sì, infatti volevo venire qua e dire oggi abbiamo fatto quella, abbiamo tirato fuori quella perlina per fortuna. Come al solito abbiamo fatto un'ottima partita, sul finale ci siamo un po' contratte perché la posta in palio era alta, quindi dobbiamo cercare di superare un attimo questi momenti di difficoltà, però sono contenta perché, come dicevo l'altro giorno, la reazione l'ho vista e speravo di vederla prima per semplificarci un po' la strada, però va bene, dobbiamo passare da queste partite e tirare fuori tutto quello che abbiamo, perché poi quando lo mettiamo in acqua le cose vengono. A livello personale c'è anche un bel poker, no? Che hai piazzato qui contro l'Ungheria. Sì, ma dico sempre che il merito è anche della squadra che comunque lavora bene, ognuna, quando ognuna fa il suo, poi arriva sempre la giocatrice giusta nel momento giusto a fare il tiro migliore. All'inizio partita è stato per me e verso il fine partita le altre ragazze, quindi i gol sono sempre comunque merito del gioco di squadra. Adesso 2 giorni e arriva, anzi un giorno, e poi arriva l'Olanda, campione del mondo, si gioca qua in trasferta e in casa loro, sarà un'altra partitissima. Come sempre, ormai è l'eterna partita contro l'Olanda, la semifinale l'abbiamo giocata a Fukuoka, le abbiamo incontrate comunque nella finalina a Spalato, quindi ormai noi conosciamo loro, loro conoscono noi, sarà un'altra bella battaglia fisica e comunque domani recupereremo anche un po' di energie e poi ci ributteremo in acqua, come stasera se non anche più grintose, ci proviamo.